Grazie, grazie al 24 ore, al Presidente, al Direttore Armando Massarenti per il gentile invito. Grazie soprattutto per aver riportato la cultura al centro dell'attenzione come argomento e averlo fatto nel modo secondo me più giusto, che non è facile in Italia, cioè legando la cultura e la creatività allo sviluppo economico, alla crescita economica. Un concetto che, come ha ricordato il Presidente Benedini, spesso è visto quasi come provocazione. C'è un grandissimo interesse per la cultura fuori dall'Italia, per la cultura italiana. Come diceva l'amico Armando Massarenti, ad Harvard professori e studenti sono venuti ad ascoltare il modello italiano. Nel mio stesso lavoro di ricerca degli ultimi 2 anni, dei 6 temi di crescita che ho scelto di approfondire, quello della cultura, proprio perché italiano, è forse stato quello che ha suscitato la maggiore curiosità, la maggiore attenzione. Quindi all'estero sono molto attenti all'Italia come modello in questo senso, un po' meno lo siamo noi. 1 ora e 15 minuti fa sono atterrato a Malpensa venendo da Abu Dhabi, dove ero per una conferenza e dove la cultura italiana, spesso ci riferiamo alla cultura come il nostro petrolio, loro il petrolio hanno quello vero, e il petrolio vero, la maggior parte dei proventi di questo petrolio lo stanno investendo in infrastrutture fisiche certamente, ma anche infrastrutture culturali. Io sono rimasto colpito perché ci invidiano questo giacimento di petrolio che abbiamo, sul quale sediamo e che spesso non siamo tanto bravi a sfruttare, e stanno investendo i proventi del petrolio per attrarre, qualcuno dice comprare, le migliori università straniere, americane, inglesi, i migliori musei, che vanno ad aprire delle filiali negli Emirati Arabi. Questo perché? Perché stanno cercando di porsi a lungo termine, di cercare dei nuovi motori di crescita, alternativi al petrolio quando il petrolio finirà, e vedono nella cultura uno di questi motori. Allora, forse dovremmo essere più attenti al giacimento di petrolio, se vogliamo usare un'espressione un po' più di moda oggi, di shale gas, dato che oggi lo shale gas è un po' la nuova risorsa del futuro su cui siamo seduti. La domanda che va posta allora agli economisti è la seguente: esiste una correlazione positiva forte tra cultura da una parte e crescita economica? E, ripeto, in questo periodo di approfondimento su questo tema, la mia risposta è assolutamente sì, però, come spesso accade, le risposte sono sì, ma. Ci sono 2 ma. Il primo è che vi è una correlazione positiva forte tra cultura da una parte, crescita economica e sviluppo di un paese, ma la correlazione va nei 2 sensi. Cioè, da una parte la cultura può stimolare certamente la crescita economica, ma senza un'adeguata crescita economica, con un paese che è debole economicamente o che ha delle finanze pubbliche deboli, è difficile finanziare in modo sostenibile a lungo termine la cultura. Quindi la relazione va nei 2 sensi. Il secondo ma è che vi è una correlazione, ma affinché questa sia positiva e non invece negativa, la cultura va anche protetta, va tutelata, oltre che ben gestita. Allora vorrei soffermarmi un attimo su queste 2 relazioni. Comincerei da quella principale, la cultura e l'impatto che questa ha sulla crescita economica. Il Presidente Emanuele ha detto prima che la cultura non si mangia, un'espressione che si usa spesso, è vero, però la cultura dà da mangiare a molte persone. Dà da mangiare a molte persone e, diciamo, anche nella definizione più riduttiva di cultura, con la quale io non concordo, dirò dopo come mi piace definire cultura, ma anche nella più riduttiva, che è sostanzialmente il patrimonio artistico, culturale, ambientale, anche in questa versione l'indotto, il potenziale di crescita della cultura è notevole. Gli esempi più classici ed immediati sono naturalmente quello del turismo, sono quello della creazione di nuovi mestieri, di nuove professioni, sono quello dello sviluppo e dell'applicazione di nuove tecnologie. 2 parole su ognuno di questi. Il turismo è un legame, il legame cultura-turismo è abbastanza immediato, il potenziale dell'indotto è enorme e apparentemente anche facile da cogliere. In realtà non è poi così facile, perché se guardiamo a qualche numero, e qualcuno l'abbiamo già sentito, forse abbiamo qualcosa da imparare. Se è vero come è vero che l'Italia, pur avendo oltre il 50% del patrimonio artistico-culturale mondiale, secondo sostanzialmente tutte le stime che esistono in questo senso, ha quasi la metà dei turisti, ad esempio, in un paese come la Francia, ha quasi 10 milioni in meno di turisti rispetto a un paese come la Spagna, quindi qualcosa da migliorare ci può essere. Un altro dato che mi ha colpito è che, guardando al numero di visitatori di tutti i musei statali
in Italia in un anno, che sono circa 35-36 milioni, questi equivalgono sostanzialmente ai visitatori dei musei della sola città di Londra, quindi anche qui forse qualcosa c'è da fare. Peraltro, guardando ai 20 musei più visitati al mondo, non ce n'è uno solo italiano, ci sono i musei vaticani al sesto posto, però tecnicamente non c'è un museo italiano. Gli Uffizi è il primo museo italiano per visitatori al 21esimo posto. La cosa non ci sorprende che il primo sia il Louvre, con circa 10 milioni di visitatori, ma quello che ci sorprende è che nei top 20 ci sono due musei della Corea e uno di Taiwan. Quindi, ripeto, la cosa mi sembra quasi inconcepibile. Questi sono aspetti quantitativi, qualcuno dirà, ma c'è anche un problema di qualità, e questo, la qualità del turismo, meriterebbe certamente un convegno a parte, quindi su questo non mi soffermo, condivido soltanto il fatto che la spesa media del turista straniero, giornaliera che viene in Italia è di meno di 100 euro, questo comprendendo gli alberghi, il vitto, l'alloggio. Ora, il 100 euro di spesa media giornaliera pro capite dovrebbe essere, per un paese come l'Italia, il target di quanto un turista spende soltanto in eventi culturali, soltanto in musei, soltanto in visite, non nel complesso. Quindi il turismo, pur essendo immediato come indotto, non è poi così facile da cogliere. Il secondo aspetto è quello della creazione dei nuovi mestieri, e dico mestieri volutamente, non è soltanto posti di lavoro, ma proprio nuove professioni, quindi dal punto di vista anche qualitativo. Qui vi è una lunghissima lista di possibili professioni che possono emergere dalla cultura in senso lato, dall'esempio classico e un po' di nicchia del restauratore, ma andando oltre, l'assicuratore specializzato e lo spedizioniere specializzato nelle opere d'arte, il manager dei territori, il curatore di mostre e così via. Un amico cinese mi chiedeva con grande sorpresa recentemente perché a Milano, con la grandissima tradizione lirica, musicale che c'è, dal legame con Giuseppe Verdi, il Teatro La Scala e il Conservatorio, non ci fosse la migliore scuola del mondo per manager di teatri lirici e non. E io gli ho risposto che non solo non c'era la migliore scuola del mondo, non c'era proprio la scuola per manager di teatri a Milano. E questo, rispondendo all'invito di essere pragmatici del direttore, forse può essere uno spunto per un'eccellenza come la Bocconi e un'eccellenza come la Scala a creare un polo di eccellenza con una scuola di formazione in questo senso. Il terzo aspetto è quello dell'introduzione e dell'affinamento di nuove tecnologie e di innovazioni. Qui, anche qui la lista è sterminata, mi soffermo soltanto alle implicazioni che la tecnologia digitale può avere sulla cultura. Le implicazioni positive, il potenziale di crescita è evidente, no? Quindi la tecnologia digitale può portare sostanzialmente, se mi perdonate il termine, a una monetizzazione più semplice della cultura. D'altra parte, però, e qui vorrei soffermarmi un attimo su questo, ci sono anche dei rischi enormi, perché la sfida della tecnologia digitale è molto delicata quando si parla di cultura, perché senza un'adeguata e tempestiva gestione dei beni culturali, i beni culturali rischiano gli stessi rischi di pirateria e di insidie che già abbiamo, e noi conosciamo molto bene come italiani, abbiamo già visto nel settore alimentare e nei marchi contraffatti. È evidente che c'è una tensione intrinseca tra la cultura e la tecnologia digitale, perché la cultura e la creatività sono per definizione uniche, autentiche e non ubique, e quindi l'introduzione del digitale è anche un rischio, oltre che un'opportunità. Perché dico questo? Perché, come dicevo inizialmente, la cultura va anche protetta e tutelata, oltre che ben gestita. E qui si potrebbe aprire un tema, una parentesi sulla tutela dell'ambiente, ma che considero parte naturalmente della cultura. Questo, ripeto, sono alcuni potenziali di crescita nella definizione che dicevo più riduttiva della cultura, cioè il patrimonio artistico, culturale, ambientale. Il tipo di definizione però che io preferisco, che è quella che ha citato gentilmente il Presidente Benedini dal mio studio su questo argomento, è quello preso sostanzialmente dal Libro Bianco della Creatività, fatto nel 2009, cioè ci sono tre aree di cultura. La prima è la cultura materiale, la seconda quella dei contenuti, la terza appunto quella del patrimonio. La cultura materiale comprende la moda, il design, l'industria del gusto. La cultura dei contenuti comprende invece anche televisione, cinema, radio, editoria, software. Quella del patrimonio naturalmente è quella di cui parlavamo, cioè un patrimonio culturale, la musica, l'architettura e l'arte contemporanea. Quindi la cultura dei manufatti, dei contenuti e del patrimonio. Per questo mi piace riferire a cultura e creatività. Questo è, secondo me, il giusto perimetro. Allora, se guardiamo a questo perimetro, il potenziale di crescita è ancora maggiore e il potenziale e l'impatto sull'economia in Italia e in Europa è ancora maggiore. Per darvi qualche numero,
se nella versione riduttiva di definizione di cultura l'impatto sul PIL a livello europeo è di circa il 4-5% e l'impatto sull'occupazione del 3%, se allarghiamo il perimetro di definizione arriviamo a un'occupazione pari a circa il 7% a livello europeo e il 6% a livello italiano. Le attività culturali poi in questo aggregato rappresentano circa il 5% delle esportazioni a livello mondiale, con una crescita che negli ultimi 6 anni, che come tutti sapete sono stati anni particolarmente duri, è stata di circa il 14%, in Italia un 10%, quindi un 10% di crescita negli ultimi 6 anni è una cosa assolutamente straordinaria. Da non sottovalutare il fatto che l'Italia è il quinto esportatore al mondo di attività creative, in senso lato, con circa 40 miliardi, e ha un surplus della bilancia commerciale di ben 23 miliardi. Il surplus dell'attività creativa italiano di 23 miliardi è secondo soltanto a quello della filiera meccanica, che è una delle nostre eccellenze, che ha un surplus di circa il doppio, di 50 miliardi. Quindi, anche dal punto di vista bilancia dei pagamenti, è un impatto enorme. È interessante notare come di questo paniere, di questa eccellenza, di questo surplus, la parte trainante viene fatta da architettura, moda, design, musica, audiovisivi, mentre il patrimonio storico-artistico, il famoso petrolio, in realtà dà un contributo molto molto scarso, e questo ci ricorda ancora una volta che dobbiamo imparare a sfruttarlo meglio. È stato citato prima dal Presidente Emanuele il moltiplicatore, il famoso moltiplicatore keynesiano, e ci sono tanti studi, tante stime in questo senso, però a seconda della, diciamo del tipo di filone culturale si può stimare che per ogni euro investito in cultura ci può essere un moltiplicatore che va sostanzialmente dalle 2 alle 6 volte. Ad esempio il Teatro La Scala ha fatto fare degli studi che indicano un moltiplicatore del denaro investito nella Scala circa 2,7 volte, la Fondazione Strozzi di Firenze è stimata avere un moltiplicatore circa 4 volte, il Festival Verdi di Parma supera le 5 volte. Questo cosa significa? Che per ogni euro investito, che sia pubblico o privato, nella cultura si creano dai 2 ai 6 euro di PIL. Chiedo scusa per la semplificazione un po' grossolana che sto per fare, però vorrei allora riportare un secondo il dibattito sul finanziamento pubblico alla cultura. Ipotizziamo per un momento che per ogni 50 centesimi di finanziamento pubblico, anche a fondo perduto, si riescono ad attirare altri 50 centesimi, quindi una sorta di matching di finanziamenti privati. Questo euro viene investito e ben gestito, e questa è anche un'ipotesi forte, in cultura e in attività creative, e può generare un moltiplicatore diciamo di 4 volte, il punto medio tra le 2 e le 6 volte. Di questi 4 euro generati di PIL, ragionevolmente in un paese come il nostro, tra IVA, diritti vari e imposte sul reddito, la metà entra nelle casse dell'erario. Quindi voi capite che 50 centesimi investiti a fondo perduto, come si dice, di denaro pubblico, possono portare, se ben gestiti, a un ritorno, a 2 euro di entrate fiscali, quindi un ritorno del 300%. Naturalmente ho semplificato, però il concetto è che se si gestisce bene questo investimento, il ritorno sull'investimento può essere elevato. Naturalmente questo è un se molto grosso, c'è un noto settimanale, che non cito perché settimanale della concorrenza, che proprio questa settimana titola, anziché i beni culturali, i mali culturali, e fa un'inchiesta dove segnala che molte delle centinaia di milioni di euro delle concessioni dei principali siti artistico-culturali italiani, sostanzialmente le operazioni di biglietteria, di bookshop, di ristorazione, di eventi, eccetera, fanno capo soltanto a 3 gruppi e gli appalti non vengono sostanzialmente rinnovati, o meglio, gli appalti dovrebbero essere rinnovati ma le nuove gare non vengono eseguite e quindi i servizi continuano ad essere erogati dai precedenti gestori in regime di proroga. Ecco, questo è un esempio di denaro pubblico-privato che viene investito in cultura e non viene ben gestito, pertanto quell'effetto moltiplicatore non scatta. Quindi questa mancanza di trasparenza e di competizione e anche di inadeguatezza del rapporto pubblico-privato uccide il potenziale del nostro patrimonio artistico-culturale. Quindi per chiudere su questo punto, dicevamo, la cultura non si mangia, ma la cultura dà da mangiare a molte persone a patto che sia protetta, tutelata e ben gestita. 2 parole sulla relazione inversa, cioè sull'impatto, sui benefici che la cultura invece riceve dalla crescita economica ed è un paese forte economicamente. E per continuare la metafora dell'alimentazione, possiamo dire che di sola cultura non si mangia, cioè in altre parole la cultura da sola non si regge in piedi. In un ambiente
sofisticato finanziariamente come il Sole 24 Ore, potremmo dire che la cultura non riesce a essere break-even. Sono un grande appassionato di lirica, sono sempre stato colpito fin da bambino dal fatto che sostanzialmente i teatri lirici, con i ricavi propri, quindi con i biglietti, gli eventi e queste cose, riescono a coprire tra il 10 e il 20% soltanto dei soli costi del personale. Ci sono poi delle eccezioni, dei casi un po' virtuosi come la Scala e il Comunale di Bologna, che riescono ad arrivare al 30%, ma comunque coprono solo una piccola parte dei costi del personale. Analogamente, anche al di fuori del settore lirico, dove i costi chiaramente sono particolarmente pesanti, però anche in altri campi della cultura i ricavi propri sostanzialmente non riescono mai a coprire, ad arrivare nemmeno alla metà di quelli che sono i costi. Questo non è un male italiano in realtà, è una caratteristica della cultura. Anche a livello europeo, mediamente, i ricavi propri delle istituzioni culturali mediamente arrivano a circa il 15% dei costi delle attività culturali. Quindi questo vuol dire che la cultura da sola non riesce a stare in piedi nel breve periodo. Naturalmente poi c'è questo volano e questo effetto moltiplicatore di cui dicevamo. Quindi come si colma questo gap costi-ricavi? Beh, abbiamo detto dei finanziamenti pubblici che, anche se considerati a fondo per tutto, possono, se ben gestiti, creare e generare PIL, ma anche col sostegno privato, che può venire in varie forme, dai finanziamenti alle sponsorizzazioni al sostegno filantropico, e dove certamente una migliore agevolazione fiscale, una migliore legislazione fiscale potrebbe favorire in Italia un aumento. In questo senso l'esempio degli Stati Uniti, dove c'è una grande facilità di detrazione fiscale, può essere interessante. Quindi banalmente il concetto che vorrei trasmettere è che è vero che la cultura ha un impatto sullo sviluppo e sulla crescita economica, ma in un paese dalle finanze pubbliche che non sono sane è molto difficile potersi permettere anche politicamente di finanziare nel lungo termine la cultura. O in un paese dove l'economia dei privati non è forte è difficile poi trovare l'imprenditore lungimirante che investe in cultura. Quindi il circolo può essere virtuoso ma anche vizioso. Il circolo virtuoso di cui parlavamo è che la cultura ben gestita stimola la crescita economica, che a sua volta crea le condizioni per creare fondi per poi sostenere la cultura nel lungo termine. Il circolo vizioso però, che è molto pericoloso, è che se la spesa in cultura non è ben amministrata, non fa scattare questo moltiplicatore keynesiano di cui parlavamo di crescita, e come conseguenza vi sono meno risorse da investire in cultura stessa, che inevitabilmente deperisce. Ho parlato di quelli che sono gli impatti immediati sullo sviluppo e sulla crescita. Per chiudere però vorrei ricordare anche alcuni di quelli che sono impatti meno facilmente misurabili, indiretti, quelli che gli economisti chiamano esternalità positive. Su questi mi sono concentrato anche nel mio studio, ne cito soltanto due perché li ritengo interessanti. Ripeto, sono cose difficilmente quantificabili ma che sono empiricamente dimostrate. I due che citerò sono uno, quello del soft power, e il secondo ha a che fare col capitale umano. Il concetto di soft power è un concetto che è stato introdotto 25 anni fa circa dal politologo americano John Hay, e che veniva applicato principalmente alla politica estera, in contrapposizione al cosiddetto hard power, che è costituito dalla forza militare di un paese. In sintesi, in estrema sintesi, il concetto di Hay è che alcune battaglie, alcune guerre, tra virgolette, si possono vincere più facilmente con l'influenza culturale rispetto che con i carri armati e le portaerei. Nel caso degli Stati Uniti, le armi, diciamo, culturali più importanti sono sempre state, sono ancora il cinema, la televisione, la musica, la lingua inglese, il way of life americano, che ha una forte influenza nel resto del mondo. Proviamo a applicare questo concetto più di affari internazionali allo sviluppo economico e al commercio estero e anche all'Italia. La cultura e il settore creativo, sono fonti di soft power in quanto migliorano l'immagine, la reputazione, la capacità di influenza del paese. E questo generalmente è provato, ha degli effetti molto positivi su settori tradizionali, su industrie tradizionali all'estero. Quindi se Hollywood, la musica rock e gli hamburger sono il soft power degli Stati Uniti, mi chiedo perché il design, la musica lirica, la cucina e la lingua italiana non possono essere quello dell'Italia. Il secondo concetto, e chiudo, è quello legato invece al vantaggio indiretto dato dal capitale umano. Cioè la cultura e il settore creativo sono motori economici importanti anche perché si fondano sulla qualità del capitale umano.
sul talento individuale e su quello collettivo. Se voi ci pensate, gli attori coinvolti, cioè gli artisti, gli architetti, i musicisti, gli attori, i sarti, i designer, sono tutte persone, individui, che hanno qualità, hanno talento, hanno conoscenze particolari. Le loro creazioni sono il risultato complesso di capacità, di istruzione, di formazione, di esperienza, di learning by doing. Questa combinazione di conoscenza esplicita e di conoscenza tacita, che è abbastanza un unicum, costituisce un valore aggiunto e un vantaggio competitivo enorme. Peraltro aggiungo che in un mondo globalizzato proprio la conoscenza tacita, che è difficilmente trasmissibile e replicabile e di cui l'Italia è ricchissima, è un vantaggio competitivo enorme. Chiudo quindi condividendo con voi quelli che sono i principali punti che ho imparato approfondendo in questi 2 anni di studio di questo tema. Primo, che la cultura si deve intendere, per cultura non si deve intendere non solo il patrimonio artistico-culturale, ma anche tutto il settore creativo, quindi manufatti, contenuti e patrimonio. E l'Italia in tutti questi campi è fortissima, potenzialmente. Secondo, che la cultura può essere un importantissimo volano per l'economia, sia per il moltiplicatore diretto sul PIL, ma anche per queste esternalità economiche più indirette, più difficilmente misurabili, di cui abbiamo detto. Numero 3, che i fondi pubblici alla cultura, anche cosiddetti a fondo perduto, possono essere dei buoni investimenti e fornire dei buoni ritorni, a patto che siano ben allocati e ben gestiti. Numero 4, oltre che ben gestita, la cultura, come tutti i patrimoni, va anche protetta, tutelata e preservata, evitandone il deperimento e la contraffazione. Quinto e ultimo punto, ricordiamoci che senza un'economia sana, sia dal punto di vista dei conti pubblici, sia dal punto di vista delle imprese private, è molto difficile poter continuare a sostenere la cultura e si rischia quindi di entrare, anziché nel circolo virtuoso, in una spirale negativa. E con questo vi ringrazio.